Ciao a tutti! Ciao! Io sono Angie. Io sono Erika. E noi siamo Japan Italy Bridge. Cos'è Japan Italy Bridge? Cos'è? Ci occupiamo di mettere in comunicazione e di promuovere le aziende e la cultura giapponese in Italia, in Europa e viceversa. In questo periodo è impossibile viaggiare, non riusciamo a viaggiare, ma comunque le nostre attività vanno avanti e il nostro desiderio di viaggiare va avanti, quindi non abbiamo assolutamente smesso di lavorare per il Giappone, con il Giappone, noi lavoriamo insieme, siamo ormai un team Italia e Giappone, no? Fantastico, come sempre. E quindi cosa abbiamo deciso di fare? Una cosa nuova, no? Viaggiamo esatto. Come? Viaggiamo tramite la cultura, tramite la fantasia virtualmente e per questo oggi siamo qui per raccontarvi un po' di più del Giappone. Dove siamo? Qui siamo a Tenoa Milano, che è questo concept store giapponese fatto da un ristorante giapponese, un negozio dove vendono principalmente cose legate al Giappone, quindi dai vestiti alla cancelleria al design, e uno spazio co-working dove ci sono anche i nostri uffici. Ci siamo inventati una web series. Sì, così. Ci sono state comunque delle vicissitudini che ci hanno portato a questo e siamo molto contenti. Una web series a parlare appunto del Giappone. Già, noi sul nostro blog abbiamo spesso affrontato settimanalmente degli argomenti che spaziano dalla cultura, un po' dall'arte pop, al design, al lifestyle, al business, ma anche alla storia e alla tradizione del Giappone, perché noi vogliamo fare questo, vogliamo portare in Italia e in Europa ancora di più quella parte del Giappone che si vede un po' meno, quindi quella legata alla storia e alla tradizione. In particolare stiamo parlando di... i samurai! Appunto cominciamo con parlando di questi meravigliosi guerrieri che penso siano stati i guerrieri più spietati, più terribili della storia mondiale, perché non ce ne sono. Quindi ecco, avete già capito che questa prima nostra web series, video podcast, come volete chiamarlo, sarà dedicata ai samurai e a chi ha fatto effettivamente la storia del Giappone. Andiamo quindi a cominciare il nostro primo episodio con qualcosa di veramente particolare però, e stiamo parlando di... Age of Samurai. Sicuramente saprete che c'è questa serie Netflix che è cominciata il 24 di febbraio, veramente molto interessante, e che ha un focus particolare su il periodo Sengoku. Non perdetevela perché è assolutamente meravigliosa e parla appunto dei signori della guerra. Prima di cominciare ci teniamo a precisare che non siamo delle storiche, lavoriamo col Giappone da diversi anni e siamo abituate, appunto come abbiamo detto prima, già per il nostro blog, il nostro lavoro, a fare delle ricerche approfonditamente sulla cultura e sulla storia di questo paese. Quindi noi non siamo delle storiche, stiamo facendo una review di questa web series che abbiamo trovato su Netflix, che però coinvolge degli storici perché è una docuserie fatta di 6 episodi di 40-45 minuti ciascuno e prende un periodo di tempo appunto che va dal 1551 fino al 1616 più o meno. Parte praticamente con la morte di Oda Nobuhide, che è il papà del famosissimo Oda Nobunaga, e da questo proprio parte l'ascesa di Oda Nobunaga al potere. E questo soprattutto sarà l'inizio della quello di cui parlavamo prima, quindi dell'unificazione del Giappone. I primi 3 episodi vedono come figura principale appunto Oda Nobunaga, che è stato interpretato magnificamente dall'attore, conosciamo questo attore perché ha fatto anche 47 Ronin, stiamo parlando di Masayoshi Haneda.
e lo troviamo anche in Edge of Tomorrow, non so se lo conoscete, sì, però è veramente un bel film, dovete assolutamente vederlo. E direi che ha fatto un Oda Nobunaga perfetto. Perfetto. Quindi complimenti a Masayoshi Haneda perché ci ha regalato un Oda Nobunaga assolutamente perfetto. Devo dire che gli attori sono stati scelti tutti molto, molto bene, molto molto bene. La scelta degli attori è assolutamente azzeccata, quindi complimenti al casting di casting director e allo showrunner Matthew Boy anche, che sì, hanno veramente fatto una serie molto dettagliata, cioè molto corretta nei dettagli, e anche la scelta del casting, la scelta delle location, la scelta dei costumi è stata veramente veramente perfetta, ma di questo andremo a parlarne un po' più avanti, più in dettaglio. Tornando a noi, dicevamo che la serie copre un arco temporale di 65 anni suddivisi in 6 episodi, parlando appunto dell'era Sengoku, che era un'era assolutamente sanguinosa della storia del Giappone. Anche perché ricordiamo che nel 1551 il Giappone è in piena crisi di guerre civili e c'era una forte battaglia fra le varie case, i vari clan e le varie famiglie. Appunto con la morte di Oda Nobuhide e l'ascesa di Oda Nobunaga comincia questo periodo veramente sanguinoso e brutale della storia del Giappone, perché l'intento di Oda Nobunaga è quello di unificare tutto il Giappone sotto la propria bandiera, quindi mettere una fine a tutte queste guerre civili fra i vari clan e avere il Giappone comandato da un unico clan, che ovviamente lui desiderava essere il clan Oda. Il clan non è una vera e propria famiglia, ma è composto da varie cerchie. Allora, noi abbiamo una famiglia, che è la famiglia stretta, e quella composta dal padre e dei figli diretti, che formano praticamente il nucleo centrale. Che poi sono quelli che vanno anche a definire un po' la continuità della famiglia. Sì, quindi esatto, quando gli uno eredi, muore, cioè gli eredi, ci sono che anche gli eredi, esatto, legittimi. Ma ci sono anche i parenti, che sono gli zii e i cugini, i servitori e i vari scagnozzi, insomma. Di conseguenza poi vengono a formarsi ovviamente delle fazioni all'interno del clan, e nel momento in cui effettivamente muore il capo clan, ognuno di queste fazioni comincia a lottare e aspirare ad avere il potere. Ma nel caso della famiglia Oda, il successore designato è appunto Oda Nobunaga, che all'epoca fu una scelta abbastanza controversa, ma non vogliamo svelarvi troppo perché poi nei prossimi episodi andremo a fare un'analisi approfondita della vita di Oda Nobunaga e anche di altri samurai presenti nella storia del Giappone. Oda Nobunaga è partito in un modo abbastanza controverso, nel senso che il padre era morto e lui gli ha sparso le ceneri sopra, cioè non è si una dice. Cosa che si dice, non è una cosa che effettivamente sia molto onorevole, anzi molto poco rispettosa. Infatti era visto un po' come un pazzo all'epoca. Sì, un pazzo visionario. Esatto, quello che oggi noi chiameremo un pazzo visionario, sì, perché l'idea di unificare tutto il Giappone sotto un'unica bandiera non era cosa da poco per i tempi. E poi era visionario non solo per questa cosa, ma anche per la sua mentalità molto aperta nei confronti di provare nuove tecniche, nuove esperienze nella battaglia. Fino a quel momento, i samurai e i guerrieri avevano sempre combattuto con le spade e con le katana. Invece con l'arrivo di Oda Nobunaga c'è l'introduzione degli archibugi, dei fucili fondamentalmente. Sì, sono stati trovati tra l'altro in una cassa che era stata persa da una nave pirata portoghese, quindi tipicamente occidentale, sì. E Nobunaga utilizza appunto questi archibugi, questi fucili trovati nelle proprie battaglie, e questo gli dava assolutamente un vantaggio rispetto all'utilizzo delle normali katane, perché ovviamente il potere di un proiettile anche dei tempi era molto più potente nei confronti di qualsiasi armatura dell'epoca.
Una piccola pecca però che avevano questi, questi fucili e questi archibugi era il fatto che il tempo di ricarica era molto lento e anche abbastanza difficoltoso, perché ricordiamo non c'erano i proiettili come ci sono oggi, ma c'era la polvere da sparo. La ricarica con la polvere da sparo è un processo molto lento in una battaglia di quel tipo, però in questo caso Nobunaga aveva attuato una tecnica molto particolare e sviluppato una tecnica particolare nelle proprie battaglie. Dove sta l'idea di Oda Nobunaga effettivamente, che lo vediamo anche non solo, appunto, come dicevi tu, non solo un pazzo che non è, ma era anche un precursore col senno di 500 anni dopo, senno di 500 anni visionario dopo. Visionario, precursore nel momento della, ha sfruttato la lentezza della ricarica di questi fucili per creare intanto una situazione di attacco. Quindi mentre i fucili venivano ricaricati, gli arcieri da dietro sparavano le frecce dagli archi. Quindi comunque sia, diciamo che non c'era neanche un momento di stop. Esatto, in questo modo era continuativa. È riuscito a creare un fuoco, esatto, continuo dalle proprie linee, esatto, verso le linee nemiche. Questo era solo un piccolo assaggio dedicato alla figura di Oda Nobunaga, della quale parleremo più approfonditamente nei prossimi episodi. Dopo la morte di Oda Nobunaga, che purtroppo non è riuscito nel suo intento di unificare tutto il Giappone, ma solamente la parte centrale, che comunque è già una grande cosa per l'epoca, subentra a lui al potere Toyotomi Hideyoshi, che è il secondo signore della guerra analizzato in questa docuserie di Netflix, Age of Samurai. Toyotomi Hideyoshi è appunto la seconda figura che andiamo a vedere in questa serie, ed è magistralmente interpretato da Masami Kosaka. È diverso dagli altri samurai perché non è nato da una famiglia nobile, ma bensì da una famiglia contadina, e ha poi cominciato la sua scalata verso il potere anche grazie ad un evento particolare avvenuto quando combatteva per supportare la causa di Oda Nobunaga. Ovvero Toyotomi Hideyoshi è colui che ha effettivamente ammazzato Imagawa Yoshimoto. Dopo questo successo, ritornato da Oda Nobunaga appunto con una vincita sulle spalle, diventa uno dei più famosi generali della famiglia Oda, e da qui comincia la sua scalata verso il potere sino a diventare poi effettivamente il primo unificatore di tutto il Giappone. Il terzo personaggio di spicco di cui andremo a parlare oggi e di cui si occupa appunto la docuserie Age of Samurai è il terzo signore della guerra, un nome che sicuramente conoscerete perché è veramente un nome molto importante. Sto parlando di Tokugawa Ieyasu, un personaggio che è sempre stato presente da subito nella serie, ma il focus su di lui è stato messo soprattutto, diciamo, nella terza quarta puntata, però lui da sempre c'è, cioè, sempre stato presente. Sì, presente un po' nelle retrovie, un po' sì, nel buio, è sempre presente dal primo episodio, insomma, lui guarda aspetta perché sì, noi lo definiamo praticamente simpaticamente come prezzemolo, lo metti dappertutto, insomma, lo trovi dappertutto. È un po' ovunque, veramente, sì, un personaggio veramente molto controverso, molto particolare, molto importante. Sì, è stato descritto anche tipo un serpente che è pronto ad agguantare la propria preda in mezzo all'erba, nel buio. Quindi devo dire che infatti è stato interpretato anche magistralmente. Stiamo parlando ancora di un altro grandissimo attore che ha fatto tantissime altre cose, tantissime altre produzioni, e che si è occupato anche della ricostruzione storica, di aiutare nella ricostruzione storica di Age of Samurai. E sto parlando di Hayate Masao, veramente un grandissimo attore, anche stuntman, quindi è veramente in gamba. Quindi un plauso anche a lui, che ha interpretato questo grandissimo personaggio magistralmente. Tokugawa Ieyasu è alla fine quello che viene definito l'ultimo shogun di quest'epoca, perché sì, è quello che effettivamente poi è riuscito a mantenere il Giappone unificato fondamentalmente fino ai giorni nostri, perché se andiamo a vedere la dinastia dei Tokugawa parte dal 1600, arriva fino al 2021 praticamente.
lui è stato quello che è riuscito effettivamente a realizzare l'idea che aveva all'inizio Nobunaga. Siamo passati da Oda Nobunaga, il primo signore della guerra, poi per passare da Toyotomi Hideyoshi e per arrivare a Tokugawa Ieyasu, che poi è riuscito a completare il lavoro. Un altro personaggio molto importante della serie e anche di quell'epoca era un altro samurai importantissimo, appunto Date Masamune, interpretato dal grandissimo Hideaki Itō. E assolutamente non possiamo non ricordarlo, perché non è solo un grandissimo attore e stiamo parlando anche di un grandissimo samurai, una figura molto importante per l'epoca. Definito anche il dragone da un occhio solo. Sì, andate a vedere la serie e scoprirete perché. Scoprirete perché, anche perché la sua storia è veramente molto particolare e molto interessante, quindi secondo me è qualcosa che non potete perdere. Questo era un po' il riassunto di quello che succede in queste sei puntate di Age of Samurai. Non siamo andate tanto nel dettaglio perché non vogliamo spoilerare troppo. Cliccate il link qui sotto nella descrizione per guardarvi la serie. Comunque è una docuserie che è rimasta molto 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 fedele a quello che ci raccontano i libri di storia, fondamentalmente, quindi non è che ci sia tanto da spoilerare, nel senso che è una storia abbastanza conosciuta per chi conosce il Giappone, ma per chi non conoscesse bene la storia del Giappone o chi volesse approfondire la conoscenza, vada a vedersi questa serie, anche perché nonostante sia una produzione canadese girata in Canada, e uno già qui potrebbe drizzare un po' le orecchie, le società che hanno prodotto questa serie, che sono Cream Production e Blue Ant Media, hanno fatto veramente un ottimo lavoro, non solo nel rimanere molto fedeli a quello che è la storia e quello che i libri di storia ci raccontano, ma anche nelle ricostruzioni e, come abbiamo detto, nel casting di questi bravissimi, fantastici attori, tutti giapponesi tra l'altro. E devo ringraziare questa produzione grandissima, perché noi siamo sempre stati molto appassionati appunto al Giappone, alla tradizione giapponese, alla storia giapponese, e con questa grandissima scelta di attori un po' è stato come conoscere veramente, vedere veramente i veri samurai di cui abbiamo sempre parlato, di cui ci siamo sempre interessati, prendere vita. Quindi veramente bravissimi tutti quanti per aver fatto questo splendido lavoro, e ringraziamo anche perché è stato un coronamento di un sogno, praticamente. È stato veramente come tornare indietro nel tempo. Questa docuserie appunto alterna momenti di ricostruzione dell'epoca, fedelissimi, a interviste a storici sia giapponesi che americani occidentali anche, dove si racconta appunto quello che accade in quest'epoca. E nonostante sia una produzione canadese girata in Canada, e come abbiamo detto già qui potrebbe essere un po' un problema per chi sa e chi ama il mondo del Giappone, veramente sono stati bravi a riprodurre anche in tutte le scene in tutte le scene ricostruite la fedeltà e i dettagli della storia del Giappone. Quindi questi intramezzi di storia ricostruita si alternano a racconti degli storici, e devo dire che c'è un bel bilanciamento sotto questo aspetto, anche se personalmente avrei preferito vedere un po' di più le parti ricostruite, quindi che ci fosse un po' più di ricostruzione storica effettiva, con sotto magari la voce narrante dello storico, piuttosto che si tagli direttamente al faccione dello storico di turno che racconta quello che è successo. In generale però questa serie è molto visiva, viene raccontata. Le scene ricostruite sono a colori, mentre quelli degli storici in bianco e nero, a colori tra virgolette, perché stiamo parlando di colori desaturati, quindi c'è una predominanza enorme di grigio, bianco e nero, e una predominanza di altri colori un attimino più forti, che sono il rosso, il giallo e l'arancione. Secondo me questa è stata una scelta, perché ci sono appunto gli schizzi di sangue che si vedono benissimo. Perché? Perché effettivamente è stata una scelta per sottolineare la violenza del periodo. C'è un interesse particolare sulle uccisioni e sul seppuku. Spesso comunque purtroppo i guerrieri finiscono così,
un po' troppo anche nella serie, devo dire. Forse è stato un po' troppo accentuata questa cosa del seppuku, che ha la sua importanza, perché ai tempi, quando un samurai faceva seppuku, poteva voler dire o di scegliere di morire con onore dopo una perdita, o anche a volte di mandare un messaggio. Quindi se io, signore di queste terre, faccio seppuku per non dare il mio supporto a quel determinato signore della guerra, voi che mi sostenete e mi seguite dovete capire che non dovete sostenere e seguire quel signore della guerra. Quindi non solo un suicidio onorevole, ma anche un suicidio per lanciare un determinato messaggio ai vari seguaci. Chi ha voluto Age of Samurai l'ha fatto anche per dare importanza a questo rituale giapponese, che merita veramente tanta tanta attenzione. Preparatevi a delle scene abbastanza lunghe di seppuku. È stato dato il giusto rispetto a questo rituale giapponese veramente molto importante. In generale, in tutta la serie c'è un po' di violenza, non è splatter, ma è molto cruenta. È intelligente. È molto, molto intelligente, è molto cruenta, ma effettivamente in questo periodo della storia giapponese era effettivamente un fiume di sangue costante, perché fra le guerre civili e le guerre per il dominio del Giappone c'è stata tante battaglie, tanta guerra, e questo viene rispecchiato appunto nella serie. Effettivamente la regia e la sceneggiatura di Age of Samurai ha voluto dare importanza a questo aspetto, che è un po' il tema ricorrente di tutta la serie. Quindi penso che sia stata veramente una cosa molto intelligente e molto rispettosa anche della tradizione giapponese. E della storia giapponese soprattutto. Sì, sì. In generale appunto tutta questa docuserie è molto visiva. Infatti sia lo showrunner Matthew Boy che il regista Steven Scott hanno detto che hanno tratto ispirazione dal classico stile delle graphic novel per raccontare appunto questa serie e questo periodo di tempo. Infatti questo lo rivediamo non solo nei colori desaturati, negli schizzi di sangue, ma in generale nelle ricostruzioni storiche fatte, ma anche nell'utilizzo di questi intermezzi grafici per raccontare delle battaglie. Sono mostrati tramite una pergamena, proprio come erano le mappe dell'epoca, con le foto dei vari personaggi e la storia narrata, che appaiono su questa pergamena tramite degli schizzi di inchiostro in stile appunto graphic novel, però animato. E questo secondo me è un punto di forza a favore di questa serie, che rende il tutto non solo più interessante, ma anche effettivamente molto bello ed avvincente da vedere e da guardare. Devo dire che è una cosa molto interessante, anche perché c'è anche qui il connubio tra tradizione, quindi l'antica pergamena, e la modernità. Quindi stiamo parlando della tecnologia, del sovrapporre anche le immagini per farle più chiare. Nonostante questa sia una produzione canadese girata in Canada, che solitamente può essere un po' stridente, un po' difficoltoso da affrontare per tutti i fan del Giappone, sono stati veramente veramente bravi nel riprodurre tutte le battaglie, tutte le location, sia all'esterno che all'interno, ricostruendo proprio tutti gli interni in stile giapponese, con una minuziosità nei dettagli veramente impressionante. Una cosa su cui hanno prestato veramente particolare attenzione sono tutte le varie armature di tutti i guerrieri, ma in particolare dei personaggi principali. Queste armature spesso sono ricostruzioni storiche e usate già in altre produzioni in Giappone, che sono state riutilizzate in Age of Samurai, ma molto spesso i design hanno dovuto ricostruire dei pezzi particolari che questi dami o questi signori della guerra indossavano sulle loro armature, e sono stati veramente veramente minuziosi e fedeli nel riprodurre proprio ogni minimo dettaglio a livello storico. Quindi questo va fatto veramente un complimento allo showrunner, ai costumisti, a chiunque si sia occupato di questa minuziosità nei dettagli riguardante la storia di questo periodo.
il risultato è veramente una serie coinvolgente, veramente interessante, veramente bella da vedere, che effettivamente mette in luce e in risalto quello che i libri di storia ci raccontano che è successo in questo periodo in Giappone. Bene, questa era la nostra review di Age of Samurai, speriamo vi sia piaciuta. Qui sotto in descrizione trovate il link per vedere la serie e trovate anche tutti i nostri canali se avete voglia di seguirci e scoprire di più su quello che facciamo. Continuate a seguirci anche perché la prossima volta, questo è solo l'inizio, la prossima volta noi parleremo di un samurai molto importante. Sto parlando di Tokugawa Ieyasu. Quindi mi raccomando, rimanete con noi e non perdetevi neanche il secondo appuntamento della nostra web series Guardians of Japan. Ci vediamo al prossimo episodio. A dopo. Ciao.